piena clima Champions, chi al posto di Anghis e chi al posto di Kim. Intanto Giroud nel Milan in campo, il Napoli ha finito la rifinitura. Partiamo. Eccoci cari amici, buongiorno a tutti da Dario Sarnataro. Si prosegue dunque questa vigilia di Napoli-Milan dopo Gianluca Gifuni, che saluto ovviamente. Saluto anche Mario Palligian in regia e tutti voi all'ascolto per questo Marte Sport Live. Facciamo un focus sulle scelte di formazione e anche sulla tattica che opporrà il Napoli al Milan. Allora, chi al posto di Kim? Sembra certo Juan Jesus al 99%, molto più dubbio il cambio per Anghissa. Chi tra Ndombele e Delmas? Ne parliamo di questo, della partita in particolare, con Alberto Polverosi. Ciao Alberto, buongiorno. Buongiorno a voi. Firma prestigiosa Corriere dello Sport, analisi di tattica, anche di scelte oggi su Corriere dello Sport, a pagina 14, hai sottolineato anche con dei dati statistici molto interessanti, no? Sulla... Non sono miei dati. Lo so. Fatto no, riferimento. No, perché se no mi esageresti. Hai stati numeri in maniera clamorosa, insomma. Questi numeri sono pazzeschi sulla condizione anche di Napoli e Milan. È chiaro che in questo momento il focus voglio fare con te in generale sulla partita che ti aspetti come sviluppo tattico, ma anche sulle due linee mediane che possono essere determinanti. Nel Napoli non c'è Anghissa, peraltro. Chi ti aspetti, Ndombele o Elmas? Ma guarda, visto come Spalletti aveva sorpreso con Elmas centravanti, una sorpresa bisogna aspettarsela. Ah, giusto. Poi magari non ci sarà, però insomma non darei tutto per scontato, per logico, diciamo, sì, logico visto dalla nostra parte, cioè Ndombele al posto di Anghissa mi sembra quello più veramente più ovvia come sostituzione. Poi Juan Jesus per Kim mi sembra quella sì scontata. Non so, io credo, non conoscendo ovviamente la condizione degli altri, non conoscendo come stanno altri giocatori, come sta Gaetano per esempio, non benissimo. Perché ecco, ha fatto allora... problemi tonsillite eccetera, perché tu dici poteva entrare anche lui in questo ballottaggio. Una sorpresa è l'altro giorno tranne Antonio Giordano, che è il numero uno in assoluto, l'altro giorno nessuno aveva messo Elmas tranne lui, tranne il Corriere dello Sport, e quindi insomma è qualcosa di questo tipo. Mi dà l'idea che la coppia Giordano Mandarini, se no Fabio si permano. Salutiamo, per carità. Tra l'altro Gaetano ha fatto palestra, adesso c'è il report del Napoli, quindi secondo me difficilmente verrà convocato. Su Ndombele ed Elmas, prima di andare sul piano tattico in generale della partita, Alberto, volevo chiederti, anzi volevo dire anche ai nostri amici ascoltatori che possono scriverci al 339-666-9990. Ndombele, ricordiamo, quest'anno 36 presenze, sì, ma appena 9 da titolare, le ultime importanti a novembre, Empoli in Serie A, Liverpool, Rangers in Champions League, quest'anno 2023 solo con il Cremonese in Coppa Italia, quindi parliamo di 13 gennaio. Elmas ha giocato solo 241 minuti al di là della partita in Coppa Italia nel 2023, pochini. Elmas 38 presenze. Per carità, vuol dire che è fresco, dici tu. È fresco, no? Però tatticamente Ndombele assomiglia più a Anghissa, ma se ti dico che è un po' più anarchico, molto più anarchico di Anghissa, vado sul giusto. No, è giusto. Anghissa, io credo che il centrocampo del Napoli sia, ne sono convinto, dal girone d'andata, da metà girone d'andata oggi, la convinzione, non scopro sicuramente non è un'opinione da scienziato, ma credo il centrocampo del Napoli sia il più completo, il più omogeneo, il più tecnico, il più tattico, il più fornito sotto tutti i punti di vista della Serie A, perché ha l'intelligenza tattica di Lobotka, ha la raffinatezza tecnica di Zielinski, ha la forza fisica di Lompente e di Anghissa, e quindi c'è tutto nel centrocampo del Napoli, c'è veramente tutto. Senza Anghissa Ndombele non è lo stesso tipo di giocatore, cioè, diciamo alcune caratteristiche sono uguali. Io penso a Ndombele perché il Napoli ha un principio fondamentale,
il principio fondamentale è recuperare la palla prima possibile, e Ndombele in questo aiuta, anche se a volte non perde un po' la linea, no? Perde un po' la linea, sì, la posizione. Esatto, non si rende conto di quello che gli succede alle spalle. Esatto. Cosa che invece anche sa, se hai voglia. E forse in questo Elmas è un po' più disciplinato. Sì, Elmas è proprio disciplinato, però Elmas non, come posso dire, non ti dà l'inserimento di Elmas non dà la stessa forza, lo stesso ritmo, no, la stessa intensità di Ndombele. Quindi lì quindi ho capito, Alberto ha scelto Ndombele, giusto? Sì, cioè, per me, come vedo il Napoli io, sì, però magari gli ultimi due giorni Spalletti ha visto che Elmas sta tre volte meglio di Ndombele e gioca Elmas, questo non lo possiamo sapere, non vedendo gli allenamenti non lo possiamo sapere come stanno, perché noi molto spesso critichiamo le scelte senza sapere bene come stanno. Questo purtroppo non vediamo più, non è quasi mai colpa nostra, rispetto al passato, voglio dire, esatto. Il Milan, Tonali, Krunic e Bennacer, scrivi giustamente che Bennacer la chiave tattica è soprattutto dai piedi di Bennacer, ma anche Krunic, che tra l'altro senza fare polemiche doveva essere squalificato per questa partita, certo. Vabbè, comunque non ci doveva essere, certo. Però ecco, diciamo che se ti dico che Tonali, Krunic e Bennacer in questo momento danno più sono più aderenti al piano tattico probabile, poi non sappiamo, del Milan, cioè forza, interdizione, rilancio. Napoli avrà più tecnica, però manca, come diceva Anghissà, che è un elemento importantissimo come Kim, quindi in questo momento il centrocampo del Milan sulla carta è più avanti rispetto a quello del Napoli domani sera? Ma non lo so, francamente non lo so. Io il centrocampo del Milan rispetto a quello del Napoli per me è meno forte in assoluto. In assoluto, sì. Con Anguissà decisamente meno forte, con Ndombele o con Elmas al posto di Anguissà qualcuno può discutere, per me resta superiore il centrocampo del Napoli, però la discussione si può accettare con Anguissà, non ce l'accetterei discussioni, ecco. Lo so. Krunic è un buon giocatore, lo conosco bene perché è stato no, visto che deve fare la gara difensiva il Milan, questo intendo, sì, no? Ma se tu dici più aderente a quello che si presume faccia il Milan, cioè presume. Allora, ok, la discussione ci sta, ma in assoluto no, non è possibile, cioè non è possibile il confronto per me vede perdere il centrocampo del Milan. Tonali è un ottimo giocatore, Bennacer è un buon giocatore, Krunic è un giocatore adatto a quel tipo di partita, ma non potrà mai essere Zielinski, non potrà mai essere Lobotka, non potrà mai essere Anguissà, ecco. Quindi lì la differenza la faranno, come sempre, come si dice sempre, lo dicono gli allenatori, ma dobbiamo avere la verità, la farà un episodio, una situazione come è successo con Anguissà, con l'espulsione, col secondo giallo, e così potrà accadere domani in Napoli-Milan. Io il ritorno di Osimhen, ecco, infatti l'ultima domanda volevo farti, tu scrivi giustamente anche di Zielinski che potrebbe liberare un po' la gabbia sullo bot che deve aiutare in costruzione, giustamente ti chiedo, ma basta Osimhen, il ritorno di Osimhen per segnare due gol al Napoli? Allora, Osimhen può segnare anche tre, certo. Quindi non è questo il punto di Osimhen. Io credo che la presenza di Osimhen aiuterà Lobotka. Allora, Lobotka è stato messo sotto stress da Bennacer sia in campionato che in Champions League, va bene? Sì. Ma in tutte e due le partite non c'era Osimhen. Lobotka non aveva più la possibilità di giocare nell'immediatezza, cioè palla sua via subito su Osimhen, non ce l'aveva questa possibilità. L'opzione. Adesso ce l'ha. Adesso ce l'ha, domani ce l'avrà questa possibilità, per cui se Bennacer perde là, sì, ammesso che Pioli ripeta e credo ripeterà la mossa di Bennacer sullo Botka, e se Bennacer perde un istante stavolta rischia grosso, l'altra volta non rischiava grosso perché lo Botka doveva comunque cucire il gioco, non aveva la verticalizzazione pronta come quando c'è Osimhen.
insomma, per un regista, per un regista, come diceva Osvaldo Bagnoli, sono le punte che fanno giocare bene le, certo, le squadre. Ha detto nel movimento, per registrare la palla. Osimhen, questo ti aiuta tantissimo, tantissimo, al di là di gol che fa, che è un fenomeno, ma anche nei movimenti ti aiuta. Come non può fare Elmas, come non poteva fare Elmas, come non può fare Raspadori, ma come non può fare nemmeno Simeone. È chiaro, si parla di, qui si parla di Osimhen, si parla di un campione, quindi siamo a livelli europei al top. Vedremo domani, caro Alberto, grazie sempre per la tua disponibilità. Ciao. Ti mando un abbraccio da Napoli, da Radio Marte. Grazie Alberto Polverosi, Corriere dello Sport. Tra un po' Pasqualettina da Castelvolturno per le ultimissime sul Napoli, anche con notizie su Simeone, che però non dovrebbe, anzi sicuramente non ci sarà domani sera. Poi anche focus sul cambio per Kim e sull'importanza purtroppo che ha Kim per il Napoli. Dico purtroppo perché ovviamente domani non gioca. I vostri messaggi al 339-666-9990 sono tantissimi, li leggiamo tra pochissimo. Marte Spotlight. Napoli. Marte Spotlight. Eccoci cari amici, chi vi parla è sempre Dario Sarnataro in diretta con Mario Palligiani in regia. Questa sera torniamo con 20:21 con Marte Sport Live della sera con Emanuela Castelli. Domani grande speciale su Napoli-Milan con collegamenti dal Maradona e i vostri messaggi, i vostri interventi telefonici. Molti ci scrivono: mi aspetto le scuse a Teo Hernandez da parte del popolo napoletano, ma io dico, a parte che già prima con Gianluca Giuffrini ne abbiamo parlato, sicuramente ci dissociamo totalmente da quelle becere offese, orribili offese che ha ricevuto via social Teo Hernandez, ma non è che tutto il popolo napoletano deve scusarsi, deve dissociarsi, perché non è che è stato tutto il popolo napoletano a dirlo, anche perché sui social si legge di tutto. Ho letto anche di alcune cose vergognose scritte da alcuni tifosi milanisti contro Maradona, contro Napoli che insomma pensa solo a rubare, altre situazioni. Quindi è chiaro, non diamo spazio proprio a questi dementi da social, a questi imbecilli che scrivono appunto sui social, ignoranti, anche pericolosamente insultanti. Quindi non diamo proprio peso, dando spazio, ma ci dissociamo da quello che hanno scritto in questo caso su Hernandez. Sicuramente sì, effettivamente non è semplice la scelta tra Elmas e Ndombele, scrive Paolo da Caserta. Farei partire Elmas per ragioni tattiche, in corso d'opera a vedere, peccato non ci sia Demme in lista, adesso serviva come il pane vista anche la partita di sabato scorso. Comunque vada, forza Napoli sempre. Non so se Demme avrebbe giocato, anche per un discorso fisico non credo proprio, al posto di Anghissa il ballottaggio sarebbe stato sempre tra Elmas e Ndombele. Poi anche questo amico scrive: Demme avrei messo se ci fosse stato in lista Champions. Invece questo amico scrive simpaticamente: giocherà Elmas, tanto se si infortuna Meret lo sostituisce Elmas. come a dire che il Macedone è ovviamente un jolly. E allora Pasquale Tina, buongiorno. Ciao Dario, buongiorno. Eccoci qua da Castelvolturno, i pochi minuti che sono stati aperti ai giornalisti hanno fatto vedere un Osimhen in grande spolvero, smanioso, non ancora invece recuperato Gaetano, a questo punto salta la partita anche lui, immagino. Sì, credo di sì, credo di sì, vediamo insomma più tardi con i convocati, ma tanto non credo che avrebbe avuto spazio. Non avendo Demme, non avendo Anghissa, diciamo il centrocampo sono quattro. Certo, perciò bisogna valutare bene quale sarà la scelta di Spalletti. Credo che poi sia il vero dubbio di formazione, perché su Juan Jesus non credo ci siano dubbi sul fatto che giochi lui al posto di Kim, che è squalificato. Juan Jesus ha anche diciamo completato il rodaggio proprio giocando sabato con il Verona, secondo me ha fatto anche una buona prova, una buona prestazione. Al centrocampo c'è questo ballottaggio tra Ndombele e Elmas, io al momento vi direi favorito Ndombele. Non è il Napoli non ha un sostituto di Anghissa come caratteristiche, Ndombele però c'ha fisicità, può vincere anche i duelli individuali, forse rispetto ad Anghissa è un pochino più offensivo, è un giocatore che ha anche il tiro da fuori. L'unica controindicazione, ce ne parlavamo anche ieri, che di fatto Anghissa non gioca titolare da novembre, credo con l'Empoli. Vera titolare con la Cremonese in Coppa Italia di metà gennaio, che però ha un valore inferiore a quelle con l'Empoli o in Champions League che ha giocato con Liverpool e Rangers. Solo 6 gare da titolare per Ndombele, che potremmo dire sì è più fresco ma è meno rodato nei meccanismi del Napoli. Forse può essere più utile di Elmas al canto suo da mezzala.
magari insomma è meno fisico, però è un moto perpetuo, si inserisce bene, quindi anche Elmas può essere una soluzione. Vedremo, io ti ripeto, penso leggermente favorito Don Belé, però aspettiamo, più tardi c'è anche la conferenza stampa di Spalletti, ricordiamo insomma che Napoli e Milan fanno tipo Eintracht, con la vigilia con l'Eintracht si svolgerà tutto allo stadio Maradona, parla prima Spalletti con Juan Jesus alle 18 e poi alle 19 c'è Stefano Pioli. Il Milan invece che ha recuperato Olivier Giroud, che oggi si è allenato regolarmente in gruppo, quindi credo che sarà della partita, poi vedremo pure cosa ci dirà l'allenatore rossonero. È vero, un po' di messaggi, complimenti per la trasmissione, grazie caro amico. Credo che le due partite con il Milan sono state perse a centrocampo, oltre ai blocchi su Lobotka, ma anche dai vari errori di Anghissa e la poca lucidità di Zielinski, che è chiamato un po' a fare la partita dell'anno, Piotr Zielinski, ma anche Kvaratskhelia, devo dire. Stefano da Cagliari scrive: domani 3-0 per noi, magari, caro Stefano. Io ritengo l'assenza di Kim Anghissa, scrive Massimo Perfetto, equivalente a quella di Osimhen. Juan Jesus deve superarsi, in Ndombele, che preferisco a Elmas, ha un po' nella fase di copertura qualche limite. Sceglierei poi Oliveira e non Mario Rui per dare più forza fisica e velocità. Ecco, gli altri due ballottaggi, Pasquale, sono ovviamente per Oliveira o Mario Rui e per Lozano Politano. Ti chiedo se può contare, al di là del fatto che ha giocato ovviamente sabato l'uruguagio, per quanto riguarda il terzino sinistro, il fatto che il Napoli con Oliveira guadagnerebbe un saltatore che non ha, perché perde con Anghissa, per dire, anche recupera Osimhen, oppure se non è questo il perno principale della situazione. Potrebbe essere una valutazione, come no? Certo, assolutamente. Oliveira ha giocato con il Verona, anche perché doveva mettere anche lui un po' di minuti nelle gambe, perché lui anche lui, ricorderai, è reduce da questa lombalgia, e quindi aveva giocato pochino, quindi era necessario insomma che giocasse una partita. Per quanto riguarda Politano, Lozano, io credo che potrebbe essere preferito Lozano anche per la attitudine in fase difensiva che sta avendo. Di sicuro non sta avendo, diciamo, prestazioni offensive particolarmente brillanti, giusto per dire così, però è un giocatore che sta dando molto, cioè secondo me anche contro Teo Hernandez ha giocato molto bene a San Siro in fase di copertura, in fase difensiva. Sì, anche perché forse tiene più dal punto di vista fisico rispetto a Politano su Hernandez, anche nella velocità, nella progressione più che nella velocità, perché Politano pure è rapido. Chiaro che Politano però potrebbe servire palloni più precisi ad Osimhen, questa è un'altra valutazione, giusto? Pasquale? No, abbiamo perso Pasquale. Eccoti. Dicevo che poi considera che con i cinque cambi puoi pure insomma cambiare in corso d'opera. Lozano è stato un avvicendamento che abbiamo visto spesso nel corso della stagione, e credo che sarà così anche domani nel ritorno della partita con il Milan. Assolutamente sì. Va bene, Pasquale, grazie per il tuo intervento. Ci sentiamo più tardi, ovviamente, per le varie conferenze, le varie cose. In ricordiamo 20-21. Gli appuntamenti alle 18 Spalletti con Jesus. E poi alle 19 Pioli. Ti sentiamo male, scusami. Quindi dicevo, alle 19 c'è Pioli. Alle 19 c'è Pioli, sempre allo studio, sempre allo Dona. Il Milan che quindi arriverà nel pomeriggio, quindi poco prima delle conferenze. Perfetto. Ti sentiamo male, Pasquale, quindi ti saluto, facciamo così, scusami, perché sentiamo a scatti un po' di messaggi nel frattempo, poi facciamo il piccolo focus su Kim con un difensore ex Napoli. Ndombele forse migliore, scrive questo amico, perché più sfacciato, cerca spesso il tiro e le accelerazioni verso la porta avversaria. Sì, questo sicuramente, dal punto di vista offensivo e di fisicità, anche se Elmas ha segnato 6 reti, non dimentichiamolo, però diciamo garantisce certe cose, credo che sia più anarchico rispetto ad Elmas, che è un po' più disciplinato, ma anche lui ovviamente non ha quella perizia tattica straordinaria che Anghissa. Però manca anche Kim. Quanto pesa questa assenza? Lo chiediamo a un ex difensore del Napoli, che è sempre un piacere avere qui con noi Radio Marte, Mauro Bonomi. Ciao Mauro, buongiorno. Buongiorno a voi, buongiorno ai radioascoltatori. Grazie per essere con noi. Allora, Kim pesa quanto come assenza per domani sera? Ai giocatori forti un'assenza pesa sempre molto, l'abbiamo visto nella partita d'andata quando c'è stata l'assenza di Osimhen. Nonostante il grande lavoro di Spalletti, un grande modulo, il grande entusiasmo del pubblico, si ha bisogno di questi giocatori forti, si ha bisogno di questi giocatori in forma, si ha bisogno di
di puntare su di loro, e quando vengono meno è un problema, diciamo. È difficile sopperire, anche perché Kim, correggimi se sbaglio, è un giocatore oltre che essere molto forte di testa, più di Juan Jesus che lo sostituirà, e di là c'è Giroud che è un altro molto forte di testa, e poi è uno di quei difensori asfissianti che va a pressare, che va anche a rompere la linea andando poi a recuperare palloni a centrocampo, molto utili. Juan Jesus sarà ovviamente, anche per caratteristiche, per età, più di posizione, più di esperienza, più ad aspettare l'avversario. È un giocatore completo, è un giocatore che quest'anno sta dimostrando nell'arco di tutta la stagione di essere, non dico un top player, ma perché i top player sono quelli che lo fanno per diversi anni, però è sulla strada giusta, quindi Napoli ha bisogno di lui. La mancanza è dura, ma la voglia della squadra è quella di arrivare a centrare un obiettivo, quindi sì, perderà sicuramente qualcosa il Napoli con la sua assenza, ma testa alta, e comunque il sostituto sarà un giocatore valido, quindi certo, incrociamo le dita. Ecco, in questo senso, prima di salutarti e ringraziarti davvero per questo tuo intervento, se dico Milan 55%, Napoli 45%, perché si parte all'1-0 dell'andata, sono troppo pessimista, sono, diciamo, aderente alla realtà? Credo che il Maradona possa far arrivare questa partita a 50-50, sicuramente. Bene, bene. Mauro, grazie, un abbraccio, alla prossima. Grazie a voi sempre. A voi, grazie, grazie, grazie a Mauro Bonomi, ex Napoli, ricordiamo, ex Torino, ex difensore di grande grinta, un po' come Kim sicuramente. Facciamo attenzione a quel peperino di Diaz, scrive Peppino 76, direi proprio di sì, visto che ha creato le occasioni migliori, ha sbloccato Napoli-Milan al Maradona di campionato e ha deciso con quella sua incursione la gara di andata, assolutamente sì. Mi raccomando, caro Mario Rui, Olivero, chi per lui, chi per voi, insomma, di essere attenti. Il fallo tattico è un fallo appunto utile per come gioca il Napoli, soprattutto per evitare queste ripartenze. Ne parliamo tra un po' anche con Francesco De Luca, parliamo di attaccanti con Massimo Agostini, poi anche ultimi in casa Milan, e poi una piccola sorpresa tra poco. Marte Spotlight. Napoli. Marte Spotlight. Eccoci tornati. Allora, vi avevo già detto in anteprima venerdì che i distinti presenteranno domani sera questa coreografia con 10.000 bandierine bianche e azzurre. Ci saranno coreografie anche in curva A, in curva B, con colletta 3 euro a testa. Abbiamo saputo dai tifosi, vedremo cosa ci sarà. Sicuramente l'invito è quello di portare, anche da parte di Ultras ormai, ma anche ricordiamo dai club, dei tribuni, dei distinti, drappo azzurro, in particolare magliette o sciarpe azzurre, visto che poi il resto deve essere autorizzato, come è giusto che sia. Le autorizzazioni sono in corso e sono state anche richieste. Poi è chiaro che il Napoli deve segnare due reti. Questo amico scrive una cosa carina, divertente, magari, caro Antonio da Napoli: ciao Dario, credo domani 2-0 Rachmani al 119esimo, giusto per ricordare Renica al 119esimo nel rimonto del Napoli sulla Juventus per la Coppa UEFA. Servono due reti, basterà il ritorno di Osimhen per segnare, o serve ovviamente la prestazione del Napoli, ma anche Kvara, Hippolitano, Lozano, Zielinski, insomma, siano al massimo della forma. Lo chiediamo a Massimo Agostini. Ciao Massimo, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a voi. E grazie per essere con noi, il Condor, grande attaccante del Napoli, anche grazie del Milan, ricordiamolo. Quindi grazie sempre per la tua disponibilità e cortesia. Basta il ritorno di Osimhen per garantire due reti al Napoli, poi è chiaro, non deve subirne neanche una. No, è importante riavere in squadra un giocatore, un terminale di quel livello lì. Poi dopo che possa risolvere lui il problema, io penso che sia tutta la squadra che debba viaggiare alla stessa velocità. Perciò il mister, più giocatori a disposizione ha, e meglio potrà disporre della migliore squadra. Certo. Osimhen è un giocatore importante, però il gruppo è quello che sta facendo la differenza. Poi dopo fare due gol al Milan non è così semplice come si dice, già sì, poterla riportare in pareggio e poi dopo giocarsela fino al 90esimo o al 180esimo minuto, 120esimo minuto,
quello è un altro discorso. Già, è vero, si gioca anche questo, il Napoli è importante che faccia uno. Ne parliamo anche con il capo dello sport del Mattino, che sicuramente ricordi e conosci, caro Massimo, Francesco De Luca. Ciao Francesco, buongiorno. Buongiorno e un caro saluto a Massimo. Buongiorno. Passati tanti anni, buongiorno. È vero, è vero. Oggi proprio sul Mattino si mette in evidenza l'articolo di Bruno Maiorano, che saluto, la capacità del Napoli in Champions League di segnare. Ricordiamo, il migliore attacco della Champions League con 25 reti insieme a Manchester City, e alla regola del 3 in casa hanno sempre segnato almeno 3 reti in Champions al Maradona. Gli azzurri, questa è una statistica interessante, bene augurante, caro Francesco, con Massimo dicevamo, non basta evidentemente solo il ritorno di Osimhen, molto importante, ma non garantisce le 2 reti per forza se la squadra non gira. Questo è un po' il concetto, ricordando che il Milan ha subito per esempio 0 reti non solo all'andata ma anche nelle 2 gare col Tottenham. Sì, esatto, il Milan diciamo ha alzato questo muro in Champions League avendo preso nelle ultime 3 partite 0 reti. È un ritorno fondamentale per il Napoli quello di Osimhen. Abbiamo visto quello spezzone contro il Verona, cos'è Osimhen, ma non c'era bisogno di dover avere delle conferme. Però bisogna essere, insomma, sì, l'entusiasmo, l'ambiente, la piazza, lo stadio caldo che ribolle per questa grande sfida, però in vantaggio parte il Milan, questo deve essere chiaro, perché poi, insomma, la strategia, sentiremo poi oggi da Spalletti quale sarà la strategia per affrontare il Milan, tenendo presente che il Milan in campionato come in Champions League ha saputo far male al Napoli con il contropiede. Ecco. Quindi bisogna stare molto attenti ad esporsi, perché il Milan ha qualità. È una partita, è una grande sfida, una grande notte, ci prepariamo credo al 90% ad avere una semifinale tutta italiana. E quindi niente, godiamoci questo spettacolo nella speranza che non ci siano scorie della partita d'andata, nel senso che ci sono stati degli episodi di nervosismo e sarebbe bello non vedere, anche se chiaramente la tensione sarà molto alta stasera. Il tema che hai sottolineato, Francesco, lo riporto di nuovo a Massimo Agostini, perché è chiaro che si gioca su 90 minuti, ma eventualmente anche di più, nel senso che il Napoli, proprio perché il Milan è molto pericoloso in contropiede e ha fondamentalmente battuto il Napoli in contropiede, deve segnare, ma non buttarsi all'arma bianca in avanti, giusto Massimo? Perché l'1-0 già metterebbe le cose in pari e poi si vede. No, io penso che il Milan adesso debba cercare di riportare in pareggio la partita, senza pensare al 2-0 o quello che può essere il 3-0, perché non è facile andare in campo in un quarto di finale di questo livello partendo dall'1-0 per il Milan e già avendo il 2-0 nella testa. No, io sono convinto che il mister gli chiederà già, se possibile, se c'è la forza, se c'è la mentalità, già nel primo tempo di cercare di riportare la partita in parità. Poi dopo a giocarsela fino alla fine, perché questa è una semifinale, ci si gioca una semifinale importantissima sia per tutte e due le squadre, perciò bisogna stare attenti da una parte a non subire magari l'affanno di andare a far gol e beccare il contropiede, perciò bisogna essere lucidi, avere la mente fredda e il cuore caldo, come si diceva una volta. È vero, cuore caldo che può essere riscaldato, Francesco, da un pubblico 54-55 mila spettatori, incasso che andrà sui 5-5 e mezzo, andiamo per ipotesi, un incasso importante, soprattutto un tifo tutto dalla parte del Napoli stavolta. Beh, con una bella macchia milanista, perché poi è chiaro, ah sì, 1100, 1200 così credo. Come insomma ce n'erano un bel po' anche allo stadio Meazza. E sì, è chiaro che insomma la spinta della tifoseria è stata probabilmente preziosa nella partita d'andata, quando il Napoli ha cercato di giocarsela anche quando era rimasto in inferiorità numerica. A quel punto la squadra di Pioli è stata anche aiutata dalla gente, dal pubblico, da questi 75.000 che hanno fatto un tifo d'inferno. È utile, è fondamentale, come ci può dire anche Massimo Agostini, che ha giocato tra le altre in 2 grandi piazze, appunto come quella di Milano e quella di Napoli e anche quella di Roma. È fondamentale il supporto del pubblico, però poi in campo vanno loro,
e quindi là bisognerà, sono d'accordo con quello che dice Massimo a proposito della testa, che deve essere molto fredda, perché bisogna cercare di avere una concentrazione feroce, di sbagliare il meno possibile. Il Napoli dopo la sosta è in una fase un po' così, sì, non brillantissimo, però questo è normale, scontato. Bisogna ringraziare questi ragazzi per quello che hanno saputo fare in questi mesi, soprattutto negli ultimi tre mesi, da gennaio a marzo hanno avuto un cammino strepitoso e sono arrivati più 19 rispetto alla Lazio. Non sono brillanti in questo momento, no, è vero. E in questo momento il fatto di avere Osimhen in un momento un po' grigio, non perché c'è una differenza fondamentale. Quando noi abbiamo scritto, tutti abbiamo ricordato, senza Osimhen il Napoli ha vinto 7 partite, tutto vero, ma tra settembre e ottobre il Napoli girava quando mille, tutti certo, stavano bene, erano certo, tutti al massimo. E adesso è chiaro, è una squadra, si vede, Kvaratskhelia è un po' il simbolo di questa squadra che è un po' appannata, ma ci sta, è vero, sta perché hai tirato tantissimo. Massimo, se dico 55 Milan, 45 Napoli, dico bene. Infatti io volevo tornare su questo numero, sì, qui, mi sembra, non dico sbagliato, ma io ho un'occasione che il pubblico di Napoli ha in questo momento, 55 sono pochi. Io se lo stadio, il Maradona Stadium, non arriva a 65, vuol dire che... ma c'è la capienza è ridotta, tutto esaurito su 55.000 spettatori, è quello purtroppo, non è più peccato, come ai tempi tuoi anche. Peccato, perché una partita così meritava, come San Siro, ci sono stati 70 e passa mila spettatori. In pratica il Napoli ha perso 30.000 spettatori dagli anni 80 ad oggi, quindi non sono pochi. Però invece sulle percentuali ho perso sto passaggio qui. No, ma figurati Massimo. Bravano pochi, 55.000. È sold out, non c'è lo spillo che entra con la nuova capienza, ma 55% di percentuale che il Milan passi e 45 Napoli, ti trova d'accordo oppure no? Visto secondo me è una partita che ancora c'è un tempo da giocare, per me c'è ancora un 50%, anche se il Milan parte con un risultato di 1-0, però delle volte non è quell'1-0 che ti può dare quella percentuale in più, dipende sempre dall'atteggiamento e come approcciano la partita. Io penso che il Napoli, come ti ho detto prima, debba essere lucido, pensare a riportare la partita nei binari giusti e poi dopo avere tutto il tempo di giocarsela alla pari benissimo con il Milan, perché c'ha le potenzialità, la qualità e soprattutto c'ha uno stadio che dovrà essere da traino per questi ragazzi, perché come diceva prima sono loro che vanno in campo, non è il pubblico. Il pubblico è il 12° uomo, ma in campo a correre sono i giocatori. È vero. Ciao Massimo, grazie, alla prossima. Grazie a voi, alla prossima. Un caro abbraccio a Massimo Agostini. Nel salutare Francesco De Luca ti chiedo anche, sì, tu ritieni che giocherà Ndombele o resta il ballottaggio con Elmas? Capiremo oggi. Capiremo oggi. Io credo che Elmas sia stato per vari ruoli il proprio 12° uomo in campo, il 12° uomo in campo, cioè il primo cambio, sì, di Spalletti. Che può giocare ha fatto tutte le zone del campo, insomma gli mancava giusto quella di centravanti e si è tolto questo sfizio nella partita di andata. È vero. Non so, io credo che le caratteristiche di Ndombele e Anguissa siano diverse. Sì. Napoli avrebbe bisogno di quel puntello a centrocampo, di un giocatore come Anguissa, che purtroppo non c'è. Penso che la soluzione più scontata, più logica, sarebbe quella di mettere Ndombele. Vedremo anche oggi, insomma, se Spalletti chiarirà questo unico dubbio di formazione, perché poi sulla presenza di Juan Jesus al posto di Kim credo che non ci sia alcun dubbio di si parla anche questa sera in conferenza stampa, domani immagino col mattino uno speciale sulla partita, avremo uno speciale di 16 pagine, ecco, che abbiamo curato in questi giorni con i colleghi della redazione sulla grande attesa di questa partita, e ovviamente con immancabile in questi casi un tuffo nel passato, cioè quanto bella era come oggi quella sfida degli anni 80, insomma, bella come oggi. Assolutamente sì, motivo in più per comprare domani il mattino. Grazie Francesco, un abbraccio a te. Grazie a te Dario. Grazie a Francesco De Luca. Dobbiamo fermarci tra un po', ancora ultimissimi anche in casa mia, i vostri messaggi ancora tantissimi al 339-666-9990 e poi, se riusciamo, anche una piccola sorpresa. Marte Spotlight.
Marte Spotlight. Allora, eccoci tornati, i vostri messaggi. Nicola da Casoria scrive: la difesa del Milan quest'anno non ha mai giocato contro Victor, che è un altro giocatore rispetto all'anno scorso, e gli strappi e la potenza in Dombele sarebbero un'ulteriore novità per i milanisti. Tutto questo potrebbe far saltare i meccanismi dei rossoneri, che sembrano aver preso le misure al Napoli. Grazie, buon lavoro. Sì, effettivamente Osimhen, che ne ha saltate 5 su 6 col Milan finora, anche l'anno scorso intendo, è una novità, perché è un Osimhen molto cresciuto rispetto a quello anche della passata stagione. Vediamo, assolutamente. Poi, credo che Dombele sia troppo lento e macchinoso, io farei giocare Elmas, domani sarà una battaglia calcisticamente parlando, e ci mancherebbe solo questo. Poi ancora, una proposta per la coreografia di domani, risposta a quella del Milan. Proporrei una rappresentazione sulla base, eccola qua, nel capolavoro di Koyoru Godoje da Demon Slayer, David Slayer, dove il protagonista in maglia Haori azzurra si accinge a tagliare la testa al diavolo. No, è brutto, tagliare la testa al diavolo non mi piace proprio. Giuseppe da Parma, no, assolutamente no, non mi piace. Tra l'altro, comunque, le coreografie in questo senso vanno molto programmate con il tempo per fare una cosa del genere. Del resto, voglio dire, quella del Milan molto bella, anche se a me non è piaciuta nei contenuti, ma molto bella dal punto di vista scenografico, è stata fatta 20-25 giorni prima. In questo caso il Napoli, i tifosi del Napoli proporranno, oltre a distinti anche nelle curve, una coreografia credo un po' più last minute, ma sarà lo stesso evidentemente emozionante. A Napoli mandano il miglior arbitro, a Milano il peggiore. A me sembra una presa per quando la frittata è stata fatta. Forza Napoli, Salvatore di Cava di Tirreni. Lo chiamano il garante, no? Questo Marciniak, ecco, arbitro tra i migliori al mondo attualmente, con appunto l'esperienza della finale del Qatar. È chiaro che il garante anche per chi gioca in trasferta, ma io devo dire in generale, come ho detto anche su Kovacs, che è un arbitro che ha fatto una figura pessima a San Siro, non vorrei proprio parlare dell'arbitro. Cioè, a me piace un arbitraggio che sia omogeneo nelle decisioni, nella conduzione arbitrale, nella conduzione di gara, e non invece così disomogeneo al di là degli episodi. Questo mi basta, perché poi il resto tocca al Napoli, ovviamente. Se dovessimo andare a rigori, chi li batte? Specialisti non ne abbiamo, anzi ogni volta la sofferenza, e loro hanno un portiere che mette soggezione. Per questo si deve vincere prima. E poi è possibile che loro hanno bloccato Kvar e noi non fermiamo Leao? Cioè, forza Napoli, Fausto da Formia. Due giuste osservazioni, per cui il Napoli sicuramente deve vincere domani sera, deve segnare almeno una rete nei primi minuti, come diceva Agostini, magari nel primo tempo, però è chiaro che non deve buttarsi all'arma bianca rischiando il contropiede, ma se si evitasse la lotteria dei rigori sarebbe meglio, perché Maignan è fortissimo, perché il Napoli non ha grandi specialisti sui rigori. Poi ancora messaggi: se Ndombele macchinoso, Anghissà sa da età, secondo questo amico. No, vabbè, Ndombele non è macchinoso, ma è un po', diciamo, più anarchico sicuramente dello stesso Anghissà. Gian da Milano scrive: buona radio da Rosario, da San Giorgio a Cremano, lo vacciniamo così il panettone con un po' di babà, la medicina per il diavolo, che ci può anche stare. E poi ancora messaggi davvero da parte vostra, tantissimi, anzi se volete chiamateci anche lo 0816363 in questo finale di trasmissione, diamo spazio alle vostre sensazioni. Ascoltiamo questo messaggio di questo amico, eccolo qua. Ciao Dario, Paghi Web, Club Napoli, Poggio Marino con tutto cuore. E come si fa a negare che il Milan parta favorito, se non altro per il fatto che se nulla accade, quel gol dell'andata e le cose accadute all'andata faranno la differenza. Abbiamo tutti i mezzi per ribaltarla, speriamo che ci riusciamo, così scriveremo un'altra pietra miliare di questa stupenda storia che stiamo vivendo quest'anno. E se no, andiamo avanti con tutto cuore. Beh, comunque vada, ci sarà festa, questo deve essere il concetto. Non solo sarà una festa, ma ci sarà festa, perché il Napoli sta avvicinando a passi giganti, a passi adesso sono semplicemente grandi, verso un obiettivo storico dopo 33 anni. Dobbiamo sempre ricordarlo questo, sempre e comunque, perché in 118 campionati, come diciamo l'altra volta con Maurizio De Giovanni, il centro-sud ne ha messi insieme, considerando anche Roma e Lazio, appena 8, no? 3 Roma, 2 Lazio, 2 Napoli e 1 Cagliari. Quindi, ragazzi, bisogna essere contentissimi, non contenti. Però domani sera bisogna giocarla con tutte le forze, con il sostegno del pubblico. Che ne pensi, Emilio? Buongiorno. Buongiorno, io voglio dire, penso e spero che domani il Napoli farà la partita come ha fatto con Liverpool, come ha fatto con Ajax,
ragazzi, di passare questo girone, perché siamo chi l'ancia una settimana a davanti sul girone. Va bene, domani sarà allo stadio, bene. Emilio? Sicuramente. Ah, dove? Prima abbiamo distinti. Ah, distinti, quindi sarai siamo uno di quelli che terrà la bandierina. Quindi sì, mano. Siamo stati al San Siro settimana scorsa e questa domani sera saremo a San Paolo. Benissimo, ciao Emilio, grazie. Tra l'altro poco, vediamo se c'è un altro amico che vuole dire le proprie sensazioni, vuole trasferirci un po' d'ansia, così la scarica, invece pensa a tifare 0816363 e poi chiudiamo, caro Mario, con il coro, con la musichetta, con il copyright del Napoli, The Champion, di Napoli, anzi non del Napoli. Questo amico scrive, vedendo la stanchezza e poca velocità di Kim e Anghisse, io penso sia un bene, addirittura che giocano Ndombele e Jesus, visto il nome, tutto un programma. Un abbraccio, Davide dalla Germania. Ciao Davide, che ci segue come tanti altri con attraverso la nostra app o anche attraverso radiomarte.it. C'è Antonio con noi, buongiorno. Ciao Dario, buongiorno. Ciao. Buongiorno a tutti. A te. Io credo che il Napoli domani abbia tutte le carte in regola per poter passare questo turno. Anche perché poi nei momenti topici ci ha mancato Osimhen contro il Milan. Quindi domani sera col 12° uomo in campo e con Osimhen, Napoli batte Milan 3-1. Forza Napoli sempre. Speriamo, Antonio, ti regalo qualcosa se succede qualcosa. Risentiamoci mercoledì o domani sera. Dopo la partita, se dovesse finire così, ti regalo qualcosa, ti giuro, faccio un regalo qui da Radio Marte. Poi ancora messaggi, vediamo se riusciamo l'ultimissima telefonata 0816363, voglio ascoltare il vostro pensiero, le vostre emozioni. Bartolomeo la Germania scrive, forza Napoli, bello vivere attese del genere, è vero. Se pensiamo dove eravamo, poi con lo scudetto alle porte, non ti dico, o Corinto Zucchero, dico ai ragazzi di metterci l'anima, come faremo noi a 1400 km di distanza, un saluto da Furt, è vero, bello vivere queste vigilie, ragazzi, stiamo vivendo stagioni e questa stagione è davvero straordinaria, per cui comunque vada deve essere un successo. Sergio da Casalnuovo, dopo quello che ho visto ieri in Rai con il sindaco Manfredi alla fine dell'intervista, ha detto forza Napoli, non ha prezzo. Effettivamente, beh, lui ormai è un tifoso di Napoli innanzitutto. Un appello per chi va ai distinti nelle tribune, che cantino anche loro, sostenere e protestare, non solo le curve, protestare al centro di vicini senza andare a fischiare gli avversari, questo intendo, immagino. Ma ripeto, nei distinti ci sarà anche una bellissima coreografia a cura del club Napoli Severo Studio Vignate e di altri gruppi dei distinti. Secondo me Kvara dovrebbe accentrarsi un po', perché essendo imprevedibile, andando a sinistra così come a destra, vedi gol di Sassuolo e Atalanta, potrebbe creare problemi al Milan, è vero caro amico. E allora noi ci carichiamo così, torniamo questa sera con lo Sport 2021, Marte Sport Live la sera con Emanuela Castelli in studio, poi domani maratona sino alla sera per lo speciale su Napoli-Milan con collegamenti dal Maradona. Nel ringraziarvi, nel salutarvi, da parte mia Dario Sarnatale tutto, con Mario Palligiano regia che ringrazio, vi salutiamo entrando in clima Champions così, ciao a tutti!